dell'Università Saper Fare, Lucia Cuffaro, bentornata. Buongiorno. Buongiorno Lucia. Allora, beh, togliere le macchie utilizzando quindi solo prodotti naturali, quindi eliminando i prodotti chimici. Sì. Si può fare come? Si può fare, guarda, abbiamo limone, sale, abbiamo acqua ossigenata, abbiamo aceto, acqua minerale, cioè prodotti proprio da dispensa. Perfetto, prodotti che abbiamo tutti noi. Quindi, per pulire. Per pulire. Allora, iniziamo subito perché, come diceva anche il colonnello Laurenzi questa mattina, la primavera ormai inizierà la settimana prossima, quindi la bella stagione, il caldo, quindi dovremo fare anche il cambio di stagione, solo che molte volte noi ci ritroviamo un capo che magari avevamo messo nell'armadio e lo ritroviamo invece con una macchia, quindi riposto macchiato con un alone, una macchia. E ecco, in questo caso che cosa possiamo fare? Cioè, la macchia la possiamo far scomparire oppure non c'è niente da fare, quindi una macchia vecchia purtroppo resta no, lì sul nostro la capo. Faremo scomparire. La faremo scomparire? Allora, iniziamo con un prodotto biodegradabile che pochi conoscono, che è l'acqua ossigenata a 130-20 volumi. È semplicissimo. 130. 130, mi raccomando. E si compra in farmacia, si acquista in farmacia, è molto potente, sostituisce la candeggina, si deve diluire mezzo bicchiere d'acqua, ne mettiamo un cucchiaio circa in questo modo. E semplicemente si può fare un nell'acqua ammollo. Minerale, liscia, gasata? No, acqua. Acqua normale. Acqua proprio. Liscia. E ne mettiamo quindi un cucchiaio in mezzo bicchiere, facciamo un ammollo e possiamo fare un ammollo, vedi, sulle parti un po' ingiallite perché sono state lavate male, oppure direttamente oppure nella... non sono state lavate, le abbiamo riposte nell'armadio. Quello che può succedere, come questo pigiamino che è il mio pigiamino, quindi basta metterlo oppure direttamente in lavatrice in una pallina dosatrice di plastica, non d'alluminio, ma tanto difficilmente l'abbiamo d'alluminio. Mm-hmm. E voilà, il capo delicato, anche non delicato, di cotone, in qualsiasi materiale, verrà smacchiato. È un additivo, diciamo, smacchiante, super naturale e biodegradabile. E può togliere qualunque tipo di macchia, anche di sugo, di vino? Sì, sì. Anche quelle più resistenti? Più sugli aloni, esatto. Ok, benissimo. E con l'arrivo delle belle giornate, beh, tutti noi andremo finalmente all'aperto, solo che c'è il pericolo di macchiarci, magari in un bel prato, come, ecco, quindi... insomma, macchiarci con le macchie, non so, di erba, di fango, quindi che solitamente ci danno molto fastidio, soprattutto quelle di erba, che non si tolgono facilmente, Lucia. Invece si tolgono invece facilmente. Si tolgono con i prodotti naturali che sì. Adesso ci consigli. Allora, facilmente, anzi, se mi aiuti, spazzola un pochino, spazzola questo... Cioè, spazzoliamo la macchia di erba e sì, di fango. Si deve togliere. Qui c'è un disastro, qualcuno si è arrotolato. Questa in realtà è una sacca che era stata appoggiata. Okay, ok, perfetto. Dopodiché, aver tolto la terra con una bella spazzolina, versiamo un po' di sapone di Marsiglia vero, non quello finto, all'odore di Marsiglia, e facciamo un impacco di alcol e sapone di Marsiglia. E non si rovina il capo, così? No, l'alcol serve per smacchiare, non si rovina. Non si rovina. Ok, in questo modo teniamo per 2-3 ore, dopodiché infiliamo così... direttamente in lavatrice e la macchia puff, va via. Ma è fantastico. Sì, voglio sì, provarlo sì. Subito perché ho delle macchie di erba su una maglietta. Invece altre famigerate macchie che ci possono macchiare i nostri vestiti sono anche, non so, quelle delle bibite, dei succhi di frutta. Sì. Che ci macchia magari macchiamo, bevendo, macchiamo. Ci macchiamo facilmente, no? Per esempio i succhi di frutta, quelli colorati, non so, i mirtilli, che, quella che restano oggi. Proprio impregnate. Perfetto, ah, sì? Facciamo una piccola macchia in questo modo, vedi, abbiamo macchiato. Allora, il trucco se siamo in giro è quello di tamponare con un po' di acqua frizzante, perché l'ossigeno attivo, peraltro questa fatta rimessa in una bottiglia di plastica, ma fatta col gasatore naturale che si può avere in casa, così non inquiniamo con la plastica. E giusto. Semplicemente andiamo a tamponare oppure facciamo un piccolo ammollo di acqua minerale. Quindi solo acqua minerale? Sì, piano piano la macchia va via, vedi? In questo modo. Ma deve essere fresca oppure anche asciutta? È uguale? Oddio, l'acqua asciutta. No, asciutta, no, dico la macchia, il succo di frutta. No, questo dobbiamo è per la macchia subito. Questo è per la macchia asciutta. Per la macchia, scusa, fresca quindi fatta. Per l'emergenza. Però al guarda, momento noi versiamo l'acqua minerale. Guarda, già praticamente è andata via. Oppure prendiamo il sapone, quello da ristorante, ne mettiamo una goccina, sì. Grattiamo con le unghie, ci asciugiamo sotto l'areatore del ristorante. Molto comodo. No, tu non puoi capire quante volte l'ho fatta questa cosa.
scusate, sono particolarmente sbadata. Oppure macchia vecchia, facciamo un bel ammollo di acqua sempre e aceto. Acqua calda, aceto per 2 o 3 ore e poi sempre in lavatrice. Aceto di vino, aceto di mele. Aceto bianco. Aceto bianco normalissimo, sì, sì. Benissimo. Mentre invece uno spauracchio soprattutto delle mamme. Quali sono le macchie da inchiostro e pennarello? Allora, le possiamo togliere anche queste? Si toglie tutto. Macchia di inchiostro appena fatta o anche abbastanza vecchiotta, mettiamo della carta assorbente sotto, è fondamentale. Dopodiché, perché assorbe sotto? Guarda, vedi che cominciano ad andare via? È importante che si mette sotto, perché man mano la macchia si trasferisce sulla carta assorbente. No, e questo si continua a fare. Guarda, è proprio, vedi come va via? Sta sparendo! Oh, che soddisfazione, proprio, vedi? Va via. Va via? Sì, quindi sì. Noi continuiamo con l'alcol. Sì, assolutamente. Che non rovina quindi il nostro capo, insomma, il cotone, comunque sì. Anche con altri tipi di tessuto, no? No. Sì, sì, con tutto. Con tutto. Poi allora, ti dico un trucchino. Le scarpe da ginnastica, che anche loro si sporcano, no? Soprattutto queste in tela. Come le possiamo pulire? Allora, abbiamo una simpatica lavatrice. Sì. Le mettiamo in lavatrice come fanno tutti. Sì. Ma il vero trucco sono le palline da tennis. Che cosa fanno le palline da tennis? Un po' schiarite, non particolarmente nuove. Le mettiamo in lavatrice insieme alle scarpe da ginnastica. Queste fanno azione motoria. Sì, anche un bel rumore. Sì, vabbè, chiudiamo la porta del bagno. E che le scarpe meglio. Verranno perfette, perché questo può colpire le scarpe, aiuta a sciogliere le macchie, anche proprio quelle nere, di terra, di erba. Quindi due palline da tennis. Bene, ci muniremo anche di quelle. Allora, nessuna macchia resiste, Lucia Cuffaro.